Il villaggio di Betlemme viene riprodotto a Cervetri, a Parco della Legnara. Il 6 gennaio sarà l'ultimo giorno per assistere alla rappresentazione della Natività di Gesù in una location suggestiva, agietata da un percorso incantevole che regala grandi emozioni. La parrocchia Santa Maria ha organizzato il presepe grazie a tanti volontari. A noi piace l'allestimento come è avvenuto, ma sarà adesso ai visitatori che sono già pronti qui al cancello della Legnara per aspetteremo il loro giudizio. Noi, il nostro presepe è così com'è da oltre 30 anni, sempre a nome della parrocchia Santa Maria Maggiore e dei volontari del presepe. È un presepe che, cioè, ci vuole far entrare nel vero mistero del Natale. Non è una semplice manifestazione, una rievocazione storica, ma è soprattutto un messaggio di amore e soprattutto un momento di riflessione e di meditazione sul grande mistero della nascita di Gesù Bambino. Un mercato dove vi sono tanti artigiani dà il via a un tragitto che porta alla capanna del bambinello, che è la conclusione di un presepe ricco di tradizioni. Anzitutto il mistero dell'incarnazione dice che siamo proprio noi come persone che dobbiamo riconoscere e incontrare Gesù. Rappresentare l'ambiente il più possibile simile a quello in cui Gesù è nato resta comunque a riconoscere che è proprio a casa nostra che Gesù viene. È una grande emozione tornare a vivere in presenza la magia del presepe vivente, una tradizione della nostra città da oltre 30 anni che vede l'impegno della parrocchia Santa Maria Maggiore e di tantissimi volontari che sentono questa manifestazione come una manifestazione della città, e quindi siamo veramente felici di tornare a godere della bellezza e della magia del presepe vivente. Il 6 gennaio arriveranno i Re Magi e si prevede una grande affluenza di pubblico.